Ciao ragazzi e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Oggi è una di quelle domeniche dove mi piace stare davanti al camino perché fuori c'è un tempaccio, tempo da lupi, quindi mi piace starmi davanti al camino, suonare un po'. Oggi parleremo, siccome me l'avete chiesto in tanti, parleremo di cosa mi porto per un trekking di 2 giorni. Quindi vi farò vedere il mio zaino, la mia attrezzatura e quant'altro. Buona visione! To all of you, American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to. E ragazzi, allora qui c'ho il mio zaino, ve lo faccio vedere subito. Eccolo qua. Ok, questo è un Forclaz della Quechua, un 70 litri più 5 e ha una serie di tasche. Questo qui io ce l'ho da 2 anni, un tessuto molto molto forte, come potete vedere anche dietro c'ha la traspirazione, ok, per non sudare. La cosa positiva di questo zaino è che ha questo qui, diciamo, la parte dove poggia la schiena, lo schienale ce l'ha regolabile. Oltre, vabbè, le classiche tasche laterali con cinturone davanti, l'attacco questo davanti sul petto, insomma. Ok, andiamo subito a vedere nel dettaglio cosa c'ho. Come possiamo vedere subito, qui sul davanti abbiamo degli agganci specifici per portare i bastoni da trekking. Io in questo caso ho questi qua, sempre della Forclaz, mi trovo benissimo, non mi hanno mai tradito. E la particolarità di questi è che si può cambiare questa parte qui. Allora, questi, come sono in questo momento, sono per estate e autunno, primavera, autunno, ok? Invece poi per andare sulla neve basta sostituire questa. E questa qui si mette quella più grande e serve proprio apposta per non farla affondare sulla neve. Allora, iniziamo qui dalla tasca laterale. Allora, qui abbiamo già delle cinture, delle cinghie che una volta riempito bene lo zaino non fanno altro che andare a stringere, si stringe in questo modo, vanno a stringere e tengono lo zaino più compatto. Ok? Qui di fianco invece c'ho, allora, qui c'ho un ricambio, mi porto sempre il ricambio con una maglia termica, un paio di mutande, calzini, un cappello in pile, uno scaldacollo, che come sapete benissimo si può utilizzare anche solo da cappello, basta chiudere questa parte sopra, e diventa un cappello. E poi c'ho un paio di guanti, questi io li utilizzo bene perché comunque sia mi coprono la parte della mano, sono tagliati e invece rimangono le dita libere per effettuare dei lavori magari più, cioè sono più comodo. Qui abbiamo altre cinghie, qui laterali, abbiamo altre cinghie che vanno sempre a stringere e a compattare quindi di conseguenza lo zaino. Qui abbiamo un'altra tasca dove io al momento non c'ho nulla, di solito quando è estate ci metto sempre una borraccia. Allora, poi qua sul davanti, non so se si vede qui, questa parte qua, abbiamo subito un'altra tasca dove io personalmente tengo i sacchetti dell'immondizia. Poi abbiamo, giù in fondo, abbiamo sempre delle cinghie dove io ho attaccato il mio saccappero, il Makalu Light 2 alpinismo. Questo è tarato su comfort -15, quindi è prettamente invernale, 95%
piumino è 5% piuma, quindi totalmente in piuma d'oca. Limite ci abbiamo meno 20, extreme meno 35, quindi comunque sia è un sacchettino prettamente invernale. Poi comunque dei sacchettelli piuma d'oca piuttosto che sintetico ne parleremo in un prossimo video. Allora, spostando lo zaino dall'altra parte, così avete anche modo voi di poterlo vedere, abbiamo una Puxa. Questa è la Puxa che avete visto già in un altro mio video della Prometheus Bushcraft Equipment. Qui di fianco ci abbiamo sempre un'altra cinghia come sulla tasca precedente, e qui c'ho una borraccia con gavetta. Questa comunque è quella da un litro e d'inverno mi basta. Sempre qui laterale abbiamo un'altra tasca, e io qui dentro ci tengo, diciamo, il materiale da taglio, ok? Un segaccio, il mio coltello. Vabbè, in questo caso qua c'era l'orologio, il mio orologio. Oltre, vabbè, al classico orario, essendo anche luminoso, quindi di notte magari intendo, oppure fuori posso vedere bene anche l'orario. Mi fa da altimetro, mi misura anche la pressione, diciamo, esterna. E un'altra cosa importante che mi fa è mi dice la temperatura. Poi qui c'ho la mia tanichetta classica invernale, di solito ci metto un po' di Jack Daniels o comunque qualcosa che possa scaldare bene. Ovviamente, ragazzi, non sono un alcolizzato, non mi alcolizzo, ma sicuramente per scaldare va benissimo. Poi c'ho un po' di cordame, come potete vedere io ci ho messo una griglia, ho fatto una piccola brace sulla neve, ho mangiato un po' di salsiccia, un po' di carne, e allora questa è comodissima. Qui sul davanti qua c'è il tascone, quello grande, si apre da qua, e qui abbiamo un bel po' di roba. Questa è una torcia, la uso nella tenda in questa modalità, c'ha due modalità, io la uso in questa modalità anche perché è leggerissima, non è fastidiosa, poi comunque di notte la spengo. Un'altra torcia frontale, ok, ovviamente funziona. Un'altra torcia, questa è della SBB Tactical. Ecco, intanto è piccolina, come potete vedere, ma ha la possibilità di piegare totalmente la, vedete, la testa, quindi la potete mettere in tutte le posizioni. Poi c'ha anche questo gancetto. Allora, questo è la mia pouch, diciamo, dell'igiene personale. Nella tasca interna invece ho il kit spazzolino da viaggio. Qui dentro ho coltellino multiuso Victorinox, barrette di cioccolato al latte, una power bank, una penna, un'altra pouch sempre della Solognac dove ci tengo la pipa, il mio kit fuoco, una busta in plastica, delle salviettine umidificate profumate, kit di primo soccorso fondamentale nelle nostre uscite. Ho fatto un video, quindi potete andare a vedere cosa ci sta dentro. Un'altra torcia, questa è un po' più potente. Oltre ad avere, vabbè, classico raggio di luce, forte, medio, questo qua è strobo, e poi c'ha il classico segnale di SOS.
ecco qui, SOS. Io ve lo consiglio assolutamente. Un pacchettino di fiammiferi, quelli classici a Minerva, e qui sulla prima tasca abbiamo terminato. Il bello di, francamente, di questo zaino, che io non solo consiglio ma lo preferisco agli altri zaini che ho, prima di tutto perché è molto robusto, ripeto, ce l'ho da 2 anni ma non ha fatto veramente una piega. Il bello di questo zaino è che si divide in 2 sezioni, cioè viene diviso all'interno in 2 sezioni, e cioè se io non voglio aprire la parte sopra, ho la comodissima tasca qui davanti, ok, c'ho 2 zip, ok, qui davanti, non so se si vede, ecco qui, ok, c'è queste 2 zip qui davanti, dove io personalmente divido la parte sotto, zona notte, quindi tenda, sacca a pelo, tarp, materassino e quant'altro, mentre la parte sopra la dedico per la cucina. Ok, andiamo subito a vedere cosa c'è nella parte bassa. Io nella parte bassa ho un telo comune, classico, 3 euro a qualsiasi negozio di bricolage. Questo lo porto comunque, anche se ho una tenda invernale, lo porto comunque perché posso metterlo o sopra la tenda come copertura a modo di tarp, ma questo non è un tarp. Ok, quindi un'ulteriore copertura se magari piove tanto, oppure ho bisogno di un ulteriore riparo per poter cucinare. Poi ho un cuscinetto di quelli gonfiabili, poi il mio materassino, questo è, io lo consiglio a tutti perché pesa solo 500 grammi e come potete vedere è piccolissimo, compatto, ma è veramente comodo, cioè isola dal terreno in una maniera incredibile. Poi comunque di questo farò un video dove parlerò di saccappelli e materassini. Qui in fondo a tutti ovviamente ho la mia tenda, che sicuramente avete visto nell'ultimo video, è sempre della Fortrax. È una tenda per alpinismo perché Decathlon si divide in vari settori, ok? C'è il primo prezzo, poi un medio livello e poi l'alpinismo è considerato il livello più professionale. Quindi questa è per alpinismo, è una 4 stagioni, io la uso prettamente d'inverno, è una 2 posti ma io ci sto da solo, ci sto comodissimo. Io ci vado da solo, quindi ci sto comodissimo e soprattutto ha una colonna d'acqua veramente molto, molto interessante. 4.000 di pavimento e 3.000 sul tetto. Doppio telo e poi vabbè, tutti, diciamo, la sua struttura è in alluminio anodizzato, ultra leggero. Voi pensate che questa pesa solo 2 kg. Allora iniziamo da questo qui. Allora, questo è ovviamente una borsa termica, questa mi è stata regalata, mantiene il freddo a 0 gradi per 72 ore. Mi porto sempre comunque il mio porta uova, questo contenitore in plastica dove ho tutto l'occorrente, dalla colazione, il sale, il caffè, il mio kit caffè, la moca rigorosamente smontata con un piccolo cacciavitino piccolissimo. Poi ho questi contenitori, sale e pepe nero, miele, olio d'oliva, una barretta energetica di proteine, una marmellatina, è un piccolo tagliere dove posso comunque tagliare, non so, il formaggio, la carne stessa. Andiamo sulla parte cucina, pentole, stoviglie e quant'altro. Io qui li metto sempre in una sacca, fornelletto, l'Ixada, questo sicuramente lo conoscete, avete visto in vari miei video, mi ci trovo bene, è comodo. Poi qui c'è l'alzata,
zuppa di farro alla toscana. Vabbè, classiche zuppe o comunque sia risotti liofilizzati già pronti. Una scatoletta di tonno caldata con il metodo Peugeot. Quindi chi non ha visto il video di Peugeot di come cucinare una scatoletta di tonno, ve la leggo in descrizione. È un paravento, guardi, questo di quelli che si comprano su vari negozi online. Io comunque vi metterò il link in descrizione. Questo è comodo perché magari lo metti così intorno al fornelletto, in questo modo qui, e il vento non dà fastidio alla fiamma e alla cottura. Ok, set di stoviglie e pentole. Allora, questo mi è stato inviato dalla Gear Best, che tra l'altro ringrazio. Lo sto provando da un bel po' e mi trovo, devo dire la verità, mi trovo benissimo, oltre che presentarsi nella sua retina comoda, perché metti tutto dentro, chiudi e sta, eccolo qui, ok? Però mi trovo benissimo perché prima di tutto è in alluminio anodizzato, lo si può usare anche sul fuoco diretto, io l'ho usato più volte sul fuoco diretto, non si annerisce, stranamente non si annerisce, i manici sono molto comodi, non si sono mai bruciati, non so di che materiale sono fatti, francamente, l'unica pecca è questa, e cioè che si muovono, però non mi interessa. Una cosa invece che veramente mi è piaciuta veramente tanto è che quando cucini il coperchio sembra quasi che vada sotto vuoto, cioè vado ad alzare mentre sta bollendo, che ne so, vado ad alzare e il coperchio non si toglie, quindi va sotto vuoto. Un'altra cosa buona che ho potuto notare è che dopo 7-8 minuti di cottura chiudi il fornellino, spengi la fiamma e mantiene il calore per quasi mezz'ora, 40 minuti. Ok ragazzi, questo è il contenuto del mio zaino, come potete vedere c'è veramente tanta roba. Io vi ringrazio, vi saluto. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao ciao, ciao. To all of you, American girls, it's sad.